solo su Eleven Sports. La tua squadra e tutto il campionato di Serie C sono live ogni weekend. Sponsored by Trattoria Cantù dal 1897, alle Fornasette di Olginate in Riva all'Adda. Trattoriacantù.com. Impresa Valassi Fermo e Franco, l'arte di costruire e ristrutturare. www.valassifep.it. Studio dentistico Caponero Dottor Livio, sulla bocca di tutti. caponerolivio.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235. trevahome.it. Fratelli Calegari Pavimenti e Rivestimenti, l'esperienza che fa la differenza. fratellicalegari.it. Alla Sinigallia va in scena il derby dell'Ario tra Como e Lecco, una partita importantissima per la squadra di Gaetano D'Agostino, che ha bisogno di punti per dare continuità dopo il pareggio con la Juventus. Under 23 inizia la partita ed è subito Lecco davanti. Capogna prende questo bel pallone, lo dà di ritorno verso Pastore sulla sinistra, il cross dentro, è ancora Capogna che ciabatta e il pallone si distende. Fachin, grandissima occasione per il Lecco, qui Capogna non riesce a mandarla in rete, il Lecco rischia, perde un pallone a centrocampo, riparte il Como con Ganz per Marano, ritrova il pallone ancora l'attaccante numero 9 del Como, che realizza il vantaggio a tu per tu con Safarikas sfruttando proprio l'assist di Marano. Rivediamo una occasione che il Lecco ancora una volta subisce rinculando verso la propria porta. Ganz poi è lesto e abile a insaccare alle spalle di Safarikas il gol del vantaggio del Como, che ha un buon momento, insiste, azione sulla sinistra con il giovane Denuzzo che prova la conclusione, non va lontano dal palo di Safarikas, ancora lo scatenato Marano sull'out di destra, mette dentro il pallone, si avvita Ganz in sforbiciata, non inquadra la porta, volevano un fuorigioco che però non arriva. I giocatori del Lecco, Negro apre la palla verso destra alzandola, Carissoni se la sposta, poi il mancino, la parata di Fachin, si rimane sull'1-0, la conclusione da lontano, la respinta del portiere. Poi Pastore recupera un ottimo pallone, la mette dentro per Capogna che viene contrato, un buon momento però per la formazione blu-celeste, palla dentro, Bastrini realizza la rete, ma c'è posizione di offside, timide proteste da parte dei giocatori blu-celesti per questo gol annullato subito. Rivediamo la punizione di Giudici e Bastrini colpisce insaccando alle spalle di Fachin con l'aiuto del palo, ma c'è fuori gioco. Altro calcio di punizione per il Lecco al 40esimo del primo tempo, Bob la mette dentro, il colpo di testa di Bastrini, e qui per poco Fachin pasticcia, concede comunque calcio d'angolo al Lecco, brivido nella retroguardia del Como, Bob, il colpo di testa di Bastrina, campanile, Fachin, qui la palla sarebbe uscita, ci mette comunque il guantone. Nella ripresa è Como a partire meglio, il calcio di punizione e poi la conclusione con la parata di Safarikas sul tiro di Miracoli, ancora Como dal calcio d'angolo, trova il gol ma viene annullato anche in questo caso. Rivediamo, probabilmente un fallo, Sbardella aveva segnato il gol del 2-0 ma viene annullato, ci prova il Lecco, Capogna viene anticipato però, e allora ancora Como, qui l'azione personale di Peli che prende il tempo a Moleri che è già ammonito e non può commettere un fallo che costerebbe il secondo giallo, dentro la palla splendida per Miracoli, ma Safarikas c'è, Miracoli è lesto però a rimetterla al centro, la conclusione di Iovine, ancora Safarikas che tiene la posizione e salva il risultato perché si rimane sull'1-0. Poco dopo Capogna apre sulla destra per Moleri, scende il ragazzo di Civate che poi con il destro anticipa Fachin e fa l'1-1, e Marco Moleri, il lecchese che segna nel derby e va sotto lo spicchio di tifosi blucelesti presenti a Sinigallia a festeggiare una rete pesantissima, il cui davvero peso specifico è inimmaginabile. Al minuto 86 il Lecco la rimette sui binari dell'equilibrio, tutti in campo a festeggiare con Marco Moleri il gol del meritato pareggio, perché il Lecco, pur con i ritmi bassi del secondo tempo, merita questo pareggio. E al 99esimo, dopo un break per un problema avuto dall'arbitro, la partita finisce, il derby dell'Ario è 1-1. Può festeggiare la calcio Lecco di mister Gaetano D'Agostino, che trova il secondo risultato utile e consecutivo dopo il pari con la Juve. Passa indenne a Sinigallia, riacciuffando con il cuore il pareggio, e si prepara alla difficile trasferta di Carrara.